Amici del canale YouTube Gianluca Rossi TV e del sito gianlucarossi.it, dovevo venire fino a Genova a scomodarmi, dico per dire, venire qui dal vivo, perché l'Inter tornasse una squadra normale, facesse le cose normali con un risultato normale. Non mi sembra nemmeno vero, appena finita la partita e l'Inter si è imposta per 2-0, come si diceva una volta, tutto nella ripresa, Lukaku dopo una bellissima combinazione con Barella, un'azione personale di Barella, e Lukaku si conferma col 7° gol stagionale, sicuramente una bocca da fuoco inesauribile in questo momento per l'Inter. E poi c'è stato il raddoppio su un angolo di Brozovic con una spizzata di ranocchia di testa che si è trasformata in un assist per il successivo colpo di testa di D'Ambrosio. Tutto questo quando mancavano 21 minuti, quindi 2-0, partita tutto sommato gestita bene. Ed era ora che mi trovassi a commentare finalmente un clean sheet, cioè Handanovic che non ha preso gol, perché insomma ultimamente il problema di continuare a prendere gol, di continuare a prendere infilate e ripartenze, era diventato abbastanza fastidioso. Quindi la classifica non è ancora normale, non è che mi esalti, ci mancherebbe che l'Inter con la potenza di fuoco che ha non venga qui a Genova e torni con i 3 punti. Però diciamo insomma che delle cose migliori rispetto alle ultime partite ho cominciato a vederle. Non è stato un primo tempo straordinario, se vogliamo parlare del primo tempo, perché per dirla tutta a un certo punto stavo vedendo le statistiche e nello specchio l'Inter non aveva mai tirato, cosa che non accadeva credo dal, leggevo su qualche statistica, dal marzo 2019 con la Spal. Poi il secondo tempo non mi è piaciuto molto come avvio, ma devo dire che a un certo punto l'ingresso di Barella, più ancora di quello di Hakimi, che si vedeva insomma che ancora non era a posto, non ha fatto devo dire faville, ma va bene così, l'ingresso di Barella ha completamente cambiato il corso di questa partita. Una partita che quindi l'Inter porta a casa meritatamente con i 3 punti, non ha mai praticamente avuto molto da fare Handanovic, e però adesso in sede di commento vi devo dire che francamente questa squadra senza Barella e Hakimi non può stare. Devo sottolineare, adesso vi sorprenderà, ma ha fatto una buona prestazione anche Ranocchia, ma la difesa dell'Inter non è mai stata particolarmente disturbata, particolarmente sollecitata. Però insomma sono contento perché 1,8 milioni costa all'anno, insomma se tutto sommato Ranocchia viene a Genova e mi fa una partita ordinata, capisco insomma che posso essere contento, oltre all'assist naturalmente per D'Ambrosio. Devo dire che mi è piaciuto particolarmente per l'impegno, per la dedizione, ed è piaciuto molto credo anche ad Antonio Conte Darmian ha fatto il primo tempo al posto di Hakimi sulla destra e tutto il secondo tempo lo ha fatto sulla sinistra, e devo dire che si è disimpegnato bene sia in fase di copertura sia in fase propulsiva su entrambe le fasce. Ecco, forse abbiamo trovato, credo, un giocatore che ci può dare effettivamente qualcosa in più. Perché ancora una volta, insomma, quel Perisic a sinistra non mi ha particolarmente convinto. Anche se devo dire, ripeto, anche se devo dire che tutto sommato, quando si trattava di tornare in una linea a 5, perché il Genova provava a ripartire, lui c'era. E quindi tutto sommato le posizioni sono state abbastanza rispettate. Altro che vi devo dire, ve ne devo dire un po' di cosine. Non mi è piaciuto tanto Lautaro quando è uscito, a un certo punto è uscito Lautaro, forse capiva nella ripresa che poteva essere la sua partita, ma non trovava il gol, si è innervosito, ha dato 4-5 schiaffoni proprio di quelli belli pesanti sul seggiolino, non ce l'aveva indubbiamente credo per la sostituzione, ma poco importa, preferisco pensare che ce l'avesse con se stesso. Al suo posto devo dire che anche Pinamonti tutto sommato non mi è dispiaciuto, fermo restando che la quarta punta a un certo punto ha preso confidenza, si è disimpegnato bene anche lui. E poi anche Brozovic, questa volta Brozovic devo dire che tutto sommato ha recuperato un sacco di palloni. Poi è stato forse meglio Brozovic, devo dire, di Vidal, che comunque per me è sempre una certezza e sono contento insomma che ci sia, chiariamo subito il discorso, in quest'Inter. Ha fatto una partita tutto sommato ordinata, con qualche buon raddoppio, però devo dire che Brozovic francamente ha recuperato molti e molti palloni più del solito. E visto che ero a pochi metri, qui vedete il campo di Marassi alle mie spalle, io ero abbastanza a ridosso della panchina di Antonio Conte, devo dire che sono tornato a sentire Antonio Conte urlare parecchio all'indirizzo dei suoi, e in particolare sentivo Brozo ordine, Arturo posizioni, e poi anche un paio insomma di urlacci di quelli di Conte
anche Ranocchia ha invitato a portare più palla, a portare su più la palla, ad essere più coraggioso. Insomma, ho rivisto, devo dire, per una buona mezz'ora un Conte come me lo ricordavo. Poi qui dal vivo la partita la vedi meglio, la capisci meglio, cominci a vedere anche come si allinea la squadra e insomma tutto sommato diciamo che la considero una buona ripartenza, ma ci mancherebbe che non fossimo ripartiti naturalmente qui a Marasi. È il risultato la cosa particolarmente importante al di là della prestazione, perché è un risultato normale. Genoa 0, Inter 2, è un risultato normale. Si passa a Genova con due gol, non si prendono gol dai rossoblu, che ovviamente non è che abbiano con Rodella, con Menegone, con l'immortale ex Pandev e con Berami, che sono due buoni giocatori, questi ultimi due, una rosa tale da impensierire l'Inter. Però ragazzi, ultimamente avevo visto anche col Benevento, al di là del punteggio largo, delle cose che non mi erano piaciute per niente. Quindi direi che ci siamo. Allora, tra i top fatemi segnalare sicuramente Darmian, sicuramente Brozovic questa volta, D'Ambrosio e Lukaku, vabbè, ormai non devo dire che Lukaku continua a segnare, ma soprattutto la partita ha cambiato a Barella. Io credo che l'Inter veramente senza Barella non possa stare. C'è stato anche un po' di minutaggio per Nainggolan, che sapete con altro che io sogno di rivedere prima o poi in qualche modo impiegato di più in quest'Inter, perché insomma io credo che Nainggolan possa anche trovare il suo spazio. È stato annullato un gol a Lukaku, ma era giusto annullarlo. Ripeto, al di là della, insomma, un po' del nervosismo insomma di Lautaro quando è stato sostituito, ma ripeto, più con se stesso, mi sembra che possiamo archiviare questo Genoa Inter visto dal vivo come una partita normale, ragazzi, una partita normale, perché anche vedendo i risultati delle altre, l'Atalanta che perde ancora dopo, sta facendo gli alti e bassi che faceva un po' di tempo fa l'Inter, l'Atalanta, no? Cioè becca 4 gol col Napoli, poi ne fa 4 in Danimarca, vabbè lì era facile, in Champions League perde, e questo proprio non me l'aspettavo, in casa con la Sampdoria di Ranieri. Quindi vedete che anche gli altri, magari adesso in attesa delle altre partite, mettono giù risultati che sono altalenanti, che in qualche modo possono indicarti anche che la strada della normalità, cioè del rispetto delle gerarchie, della tua forza, può essere quella giusta. Per oggi, ripeto, poi qualcuno avrà sacramentato contro Perisic, qualcun altro non so contro chi può aver sacramentato, però tutto sommato posso dire che mi è sembrata finalmente, torno a dire, insisto molto su questo concetto, una partita normale, una partita da Inter, insomma, di quello che ci aspettiamo dall'Inter. È chiaro che questo è solo l'inizio di un avvio che è stato comunque complicato a singhiozzo, anche per motivi extracampo. L'Inter deve tornare adesso a mettere in fila tutta una serie di prestazioni come questa, e magari tenendo anche la porta in battuta. Questa è la mia analisi a caldo di Genoa-Inter 0-2, grandissimo Lukaku, perché veramente, cioè, in questo momento credo che avere uno così davanti, anche se magari Lautaro ai suoi momenti un po' così, sia tanta, tanta e tanta roba. Un saluto qui da Marasi, amici del canale YouTube Gianluca Rossi TV e del sito gianlucarossi.it. Viva l'Inter, e dai, e adesso mettiamo in fila un po' di belle partite, soprattutto dal punto di vista dei risultati come questa. Ciao.